Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta dagli studi di Teletruria, ottava puntata di Block Notice. Buonasera a Giulia. Buonasera Andrea, buonasera a tutti, grazie. Stai bene? Bene. Molto bene, devo dire. Prego, vai. Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook e l'indirizzo mail blocknotice@teletruria.it per scriverci le vostre mail. E allora mi raccomando, scrivete, poi noi leggeremo, meglio Giulia leggerà i vostri messaggi in diretta qua ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi, cominciando da uno dei grandi protagonisti della partita di ieri, è stato premiato anche come uomo del match. Buonasera a Pietro Arcidiacono. Buonasera. Ciao Pietro, grazie per essere qua questa sera. Poi vado a presentarvi un amico di Block Notice e di Teletruria, un allenatore, un ex Amaranto che aveva caratteristiche tecniche simili a quelle di Arcidiacono. Buonasera a Mauro Pasqualini. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao mister, grazie anche a te per essere con noi. E poi buonasera anche a Giorgio Ciofini. Stavo cercando una presentazione nuova che non ho fatto ancora, poi non mi è venuta e allora andiamo sul classico. Giorgio, benissimo, che stasera ci parlerà anche della sua ultima fatica letteraria che presenterà proprio in settimana. E poi buonasera con grande piacere a un tifoso amaranto, ma è anche uomo di giostra, cancelliere del quartiere di Porta Sant'Andrea. Buonasera Gianni Sardini. Buonasera, buonasera. Ciao Gianni, grazie anche a te per essere qua con noi. Poi durante le prossime settimane di Block Notice inviteremo personaggi di giostra, anche perché ci sono molti punti di contatto tra il Saracino e l'Arezzo Calcio, e quindi ne parleremo e ne parleremo a lungo. Non c'è mister Battistini, che stasera è impegnato con l'associazione allenatori che deve eleggere il nuovo consiglio e il nuovo presidente. Buon lavoro a Battistini, lo sentiremo più tardi però in una intervista. E allora, ieri l'Arezzo ha vinto 1-0 contro il Piacenza, una bella partita, tosta, tirata, una vittoria di misura che serviva anche per il morale. Giorgio, ti lascio la copertina con la tua pagella per dirci chi è stato il migliore in campo secondo te. Arcidiacono è già stato premiato ieri, quindi no, non facciamo un bis troppo scontato. Io credo che lo faccio volentieri di dare il migliore, la pagella migliore a Solini, che del resto è stato l'uomo della partita perché ha segnato il gol decisivo e ha avuto la forza di riemergere, diciamo, dalle seconde linee. È stato chiamato in campo e quando è stato chiamato in campo ha risposto sempre bene ieri, poi addirittura oltre a una ottima prestazione ha anche segnato il gol della vittoria, quindi mi pare giusto dare a lui il voto voto migliore. Che è pari a? Diamogli 7,5. 7,5, vabbè, un bel voto, è uno dei più alti tra quelli che hai dato in questo inizio di stagione. Sì, no, ma ripeto, volevo premiare un giocatore che poi a me ricorda, anche a vederlo in campo, cioè un po' Fulvio Collovati, come atteggiamento. Un paragone impegnativo. Io infatti dico proprio esteticamente, è un bel giocatore, insomma. Poi guarda che lui quando era giovane ha fatto anche l'Under 20, quindi era un giocatore che poi purtroppo non ha mantenuto le promesse ma è ancora giovane. È ancora in tempo. No, poi abbiamo sottolineato spesso il percorso che ha fatto anche quest'anno, è partito da rincalzo fisso praticamente e adesso invece si è guadagnato il posto da titolare con le prestazioni, insomma, quindi sì, questo credo che sia un fattore che va a suo merito. Voglio sentire da mister Pasqualini se è d'accordo con la pagella del migliore in campo che ha dato Giorgio Ciofini o se avresti scelto qualcun altro, mister, riguardo la partita di ieri. Beh, io dico prima di tutto che io do il premio a tutta la squadra, perché dall'inizio dell'anno che la vedo e ho visto un miglioramento molto, molto grande, quindi un bravo a tutta la squadra, si meritano questo terzo posto che c'hanno e merito anche dei tifosi, perché una squadra così i tifosi non l'hanno mai vista, perché quest'anno effettivamente io ho visto tutte le trasferte, sono più tifosi dell'Arezzo che quelli locali, quindi sono bravi per questo qua. La squadra, ho detto, mi sta piacendo, poi ci hai messo di fronte a me Arcidiacono, non sembra due non è casuale questa disposizione. No, vabbè, insomma, comunque mi piace come gioca, perché mi vedo in lui che dribbla come me, quindi fa le cose bene, piglia tante punizioni, quindi è un pezzo in più che l'Arezzo c'ha. Questo, poi lo porteremo avanti questo parallelo, anche se penso che il look non fosse proprio uguale da questo punto di vista ai tuoi tempi, mister. Te l'ho detto a microfoni chiusi, se fossi presidente della Lega
Io per un giorno, a parte che non mi eleggono, no. Non ti eleggerebbero, no, mai. No, perché adesso lui è bravo a tutto, però questi moicani non mi piacciono, insomma, hai capito? Quindi... Poi ci arriviamo, perché per Pietro ho un po' di domande anche su questo. Sei d'accordo, Pietro, che è una vittoria quella di ieri che vale più dei 3 punti in classifica? Perché, insomma, il pareggio di Pistoia e il rimonta all'ultimo minuto, l'eliminazione della Coppa, era una partita... Sì, sì. Delicata, sì, no? Sì, sotto sì, molti sì, questa aspetti. Partita ci dà morale. Poi è stata una partita vinta con tanta sofferenza, perché abbiamo sofferto il secondo tempo, cioè non ci nascondiamo. Quindi secondo me questa partita ce la ritroviamo più avanti, perché ci dà tanta forza. Oh, una sofferenza però robusta, una sofferenza virile, che sì, forse sì, è stata una sofferenza. Vi serviva vincere così? Sì, 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 ci serviva, anche se potevamo fare un po' meglio, secondo me, in fase offensiva, sputando più contropiedi, però ci siamo messi dietro da vera squadra, come abbiamo fatto a Livorno, e alla fine abbiamo portato a casa il risultato, che era quello che volevamo. È una vittoria meritata. Gianni, finalmente a questo Arezzo possiamo abbinare l'aggettivo cinico, perché finora era stato un Arezzo un po' svagato, un po' distratto, che aveva buttato via punti importanti. Ieri è stato un Arezzo pragmatico, cinico, 1-0 l'ha portato a casa. Certo. Anche se i commenti un po' in tribuna che facevamo tutti, la seconda rete ci avrebbe fatto star più tranquilli, però ci sono state delle occasioni, soprattutto in contropiede. Però ecco, a differenza di altre partite dove abbiamo visto l'Arezzo staccare la spina alcuni minuti, sono stati quei minuti che ci hanno fatto, diciamo, perdere punti preziosi, questa volta l'Arezzo ha ben amministrato il vantaggio fino all'ultimo contro una squadra che ha attaccato fino all'ultimo, anche se ha concluso poco, perché i tiri in porta dei piacentini se ne contano pochi. Questo è un altro dato importante. È un'inversione di rotta secondo te, Giorgio, o è un caso isolato? Perché poi Sottili ha scelto un atteggiamento tattico che non è nelle corde della squadra, no? Sì. Difendersi così bassi. Sono più propenso a pensare al caso isolato, perché in effetti ieri l'Arezzo ha giocato in modo diverso. Anche le altre partite seguivano un altro copione tattico. Probabilmente anche il gol quasi a freddo ha cambiato le carte in tavola. In ogni caso l'Arezzo ha sempre, anche se ha vinto con scarso, sempre con un gol di scarto in casa, no? Però ha sempre creato molte occasioni da rete. Ieri no, ieri è stato un Arezzo molto più, che ha cercato molto più di contenere, un po' alla Capuano, no? Voglio dire, tutto sommato. E questo non è il timbro delle squadre di Sottili. Comunque, ecco, ieri mi pare che da sottolineare con soddisfazione la prova della difesa, in particolare dei due centrali difensivi, perché oltre Solini anche Milesi secondo me ha fatto la miglior partita dell'anno. E comunque concordo con quanto ha detto Pasqualini, che è stata una buona espressione di squadra, almeno sotto il profilo dell'impegno, della compattezza, della determinazione, della voglia di arrivare a prendere il risultato. Meno mi è piaciuto l'Arezzo nel secondo tempo, perché secondo me aveva delle praterie da sfruttare e forse anche un po' di psicosi per le ultime rimonte subite. Non ha consentito alla squadra di sfruttare quegli spazi che gli si aprivano, insomma. Mancava Yanga, sicuramente. Lui e Yanga fanno sempre la differenza nelle sue fasi, quindi sì. Yanga, ragazzi, quegli spazi che c'erano ieri si fermavano quelli, invece lui quando te la butta va, quindi sì. Hai capito? Non lo prendi sarebbe più. Sarebbe stato utilissimo, sì, ma è un'assenza con cui fare ma i conti, perché più di per dietro due secondo me è partito, cioè di dietro molte volte deve ripartire di lì la manovra. Abbiamo buttato via la palla quando c'era la possibilità di appoggiare, di farla correre, quindi poi ovviamente sono d'accordo, se Yanga poteva sfruttare alla grande quegli spazi, però secondo me anche Grossi, per esempio, che è stato decisivo nell'azione del primo gol con un gran bel cross che il portiere però diciamo così ha fatto un po' di frittata, però insomma il cross, poi ha sbagliato, non ha innescato alle volte dei contropiedi e anzi li abbiamo subiti quasi. Un po' di paura è venuta fuori, no? l'ha detto anche Sottili, ed era forse anche fisiologico che fosse così. Sentiamo proprio cosa hanno detto alla fine della partita l'allenatore del Piacenza, Franzini, il match winner, cioè Matteo Solini, e poi Mister Sottili.
il gol a freddo ci ha un po' condizionato. Primo tempo infatti siamo riusciti ad avere qualche possibilità, qualche occasione, ripeto, con palla dal fondo ma senza pungere tanto. Secondo abbiamo preso in mano il panino del gioco e onestamente anche senza poi tirare in porta in modo troppo pericoloso, però senza neanche più rischiare niente, soprattutto nel secondo tempo, e ci è mancato il colpo finale in area, perché i palloni ne sono passati veramente tanti. Sì, è stato 2 anni fa a Reggio e sono contento di aver rifatto gol, perché insomma era da un anno e passa che mi mancava. E niente, il gol lo dedico soprattutto alla mia ragazza e a tutta la mia famiglia che mi sta sempre vicino e mi aiuta. Abbiamo la possibilità di fare un campionato da protagonisti, perché per me fare un campionato da protagonisti vuol dire riuscire a stare con continuità nelle prime 5. Ci sono altrettante squadre importanti, però noi guardiamo quello che è il nostro cammino, il nostro percorso. Abbiamo ancora la necessità di crescere sotto tanti piccoli particolari, sia in fase difensiva che di gestione della gara, però è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, è un gruppo che sta bene insieme, non ci sono prime donne, non ci sono calciatori che antepongono l'io al noi. Non ci sono giocatori che antepongono l'io al noi, sembra una frase fatta ma probabilmente non lo è. Prima di andare da Arcidiacono e da Gianni, Giulia, sono già arrivate alcune domande. Da Marco d'Arezzo: Sirri adesso farà molta fatica a rientrare in squadra, Solini deve giocare sempre. Consensi per Solini, Sirri che è fuori per squalifica, in effetti magari dovrà faticare un po' per riguadagnarsi il posto, chiedo a Gianni, poi a Pietro chiedo un'altra cosa. Certamente, c'è concorrenza, è un po' certamente quello che diceva Sottili, secondo me, no? La prestazione di Solini non è tanto la rete, che è stata bella anche se aiutata dal portiere, ma la coppia Solini-Milesi veramente è stata nel reparto centrale, è stata decisiva secondo me per tutta la partita. Ecco, in questo senso forse qualcuno si dovrà, ma sai, come nella giostra, negli allenamenti, nell'anno ci si guadagna il posto, insomma. Bravo, ecco. Beh, mi piace questo parallelo, vedi che tra giostra e Arezzo si trova sempre qualche punto di contatto. Pietro, poi tu dovrai scoprirla la giostra del Saracino, ne parlavamo prima, sei arrivato quest'estate quando eravamo proprio nella fase conclusiva, ma vedrai che è una grande manifestazione. Voglio chiederti: come mai ci avete messo 75 calci d'angolo prima di fare un gol su schema da corner? Cos'era, un po' di sfortuna, casualità Penso che i corner, le punizioni cambiano le partite, però ci sono periodi che non provi niente e fai gol di te e fai gol su calcio d'angolo, e ci sono periodi che provi tutti i venerdì, ti metti lì a battere e la palla non la prende, non fai gol. Questa è questione secondo me anche di fortuna, cioè normale che ci devi lavorare su queste cose, però se c'è il periodo che non fai gol su calcio piazzato c'è poco da fare. C'è poco da fare. Sono portato a pensarlo anch'io, che sia qualche un anno po' fa, questione di annata. Qualche anno fa questo problema ci aveva con i rigori, se ti ricordi bene, un campionato diversi anni fa, quello che fu decisiva poi la partita con la Juventus. Parlavamo col presidente Piero Mancini proprio una settimana fa. Problema, quello era ancora più doloroso, quel è ancora problema peggio. Lì. Questo degli angoli. A un certo punto ce li davano, che tanto sapevano che non si faceva. L'Arezzo non li avrebbe trasformati. Prego, mister, tu puoi chiedere quello che vuoi. No, voglio dire una cosa: è un difetto che abbiamo noi, Ale, no? Se ti ricordi, ieri, per 2 volte ti ha fregato benissimo. Quando hai dovuto fare il terzino? Sì, 2 volte ti ha chiuso. Perché noi ci si casca sempre? Forse perché crediamo che è grosso, non lo so. Aspetta. 2 volte ti ha fregato bene e l'ha messa indietro, ti ricordi? Lo spiego anche ai telespettatori, cioè tu in quel momento eri a fare il difensore. No, vabbè, ma e il terzino ti ha fatto finta di ingrossare e ha chiuso. E te, ma anch'io facevo così, perché forse dico. Non so per quale motivo si fa così. Cioè, è difficile che vado in scivolata vicino all'area nostra. Non so perché sono andato ieri, forse per la voglia di recuperare, perché avevo fatto passare la palla. Ma 2 volte, capito? Sì, è vero. Quindi sono andato in scivolata come un pollo. Non lo so, capito? Perché tu avevi lo stesso difetto. No. Tu.
ci si andava, capito? Perché vabbè, cross... meglio così la prossima volta non ci va. Sono sempre errori, capito? Sì. No, ecco, sono è vero, comunque l'ho fatto ieri due volte di fila, capito? E allora dico, vado sì, a te, sì, dico, allora si vede di solito che sono io a fare le sterzi. Non siamo capaci di fare. Di solito sono io a sterzare, quindi bravo, la... dovevo pensare come. Esatto, quando direi che quando si arriva lì si fa la finita, si chiude sempre. Però io ho detto sarà un difensore, quindi adesso cross, quindi non pensavo che se la giocata. È stato più furbo di noi. Cercavi di recuperare. Lui però invece ha fatto la giocata da attaccante. Bravo, infatti è quello, capito? Ma frega. Beh, vabbè, oh. Tanto abbiamo... mi è piaciuto questo scambio, vedi? Va bene, va bene. Ha visto che gli fa. Genetica calcistica, dai. È una questione, c'è sempre è una questione di ruolo. Comunque, nei calci d'angolo, se posso tornare all'argomento di fatica a segnare perché di testa non è il nostro forte. Non siamo dei giganti. No. Poi te lo faccio approfondire dopo il concetto, siamo già oltre. Ci fermiamo per il primo break, a tra poco. Di nuovo in diretta con Block Notes, seconda parte del programma. E allora, moltissime domande stasera, Pietro, hai scatenato una grande curiosità. Giulia. Sì, ma prima delle domande facciamo vedere cosa è successo ieri nell'antistadio di Arezzo. Ah già, è vero, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo, perché ieri è successa una cosa curiosa. Non so se in molti ci hanno fatto caso, forse Giorgio sì, arrivando allo stadio, forse no, neanche tu, perché non ne abbiamo parlato. Però prima dell'ingresso al comunale, campo dell'antistadio è successo questo, c'era... questo bellissimo capriolo poverino che non riusciva a ritrovare evidentemente il pertugio nella rete da dove era entrato e quindi scorrazzava su e giù per cercare l'uscita. Una scena curiosa che poi si è risolta nel modo migliore perché questo capriolo poi è scappato ed è tornato evidentemente da dove era venuto, presumibilmente da San Cornelio perché era arrivato da lì, e però ha fatto un po' sensazione, dai, vedere lì davanti allo stadio, a parte le condizioni del campo che sono un capriolo, insomma, sì, lui non ha pagato l'affitto sicuramente, ha avuto i campini, hanno avuto un'utilità sociale, insomma. Un'utilità sociale, però dai, che sensazione ti ispira, che commento ti ispira, Giorgio? Questa scenetta? Beh, alla Bambi, no, io francamente... non l'avevi visto ieri? No, non l'avevo visto, cioè, ecco, di solito si parla di vipere che sono vicino a casa, insomma, finalmente abbiamo un capriolo, insomma, però davvero il capriolo, per esempio, questo è un piccolo, è un cucciolo, sì, beh, di capriolo, un cucciolo, quindi probabilmente cerca anche la mamma, quindi fa tenerezza davvero questa cosa. Ma che cerca anche il babbo, tanto cucciolo, no? Adesso si apre una questione adesso difficile di soluzione. Di questi tempi anche i caprioli, può darsi che si siano adeguati. Però quei poveri campi dell'antistadio sono, sì, ecco, sono infatti abbrucare un po' l'erba, a pascolo di caprioli. Esatto. Dai, chiudiamola qua, se no diventa troppo lunga. Però era una scena curiosa che era giusto far vedere. Giulia. C'è un'email di Giorgio che si chiede: quanto perde l'Arezzo senza Yamga? No, quanto perde l'Arezzo senza Yamga? Un po' Mauro l'ha detto anche Giorgio. Voglio sentire da Gianni. Penso che la partita di domenica l'abbia dimostrato, sono mancate proprio quelle sgassate sulle fasce che consentivano, diciamo, di muovere molto il gioco e anche di realizzare delle azioni, quindi si è visto chiaramente un'assenza importante che si è notata. E poi dopo lui e Yanga, dopo 20 minuti si possono cambiare. È vero, ma lui è stato bravissimo, peccato che hanno annullato per fuori gioco, ma ha fatto una sgassata verso il 79esimo, alla fine quasi mancava verso l'80esimo, e poi che ha passato a Moscardelli, se non vado errato, ma poi dopo uno lo faceva sicuramente, per me era regolare, perché il fuori gioco fischiata a Moscardelli, non c'ero io prima, mentre quello lì forse era in fuori gioco. Quello di Davide mi sa di no. L'altro era molto dubbio. Sì, l'ultimo, sì. Cioè quando c'era Moscardelli e lui era in fuori gioco, per me Moscardelli era regolare. E quindi penso che ti passava la palla al centro perché te l'aveva già data, quindi quello era gol. Sì. Quanto manca Yanga? Quello era 2-0. Prima ne parlavamo, no? È un giocatore che nell'economia della squadra incide molto. Sì, è troppo importante per noi un giocatore così. E poi fa tanta anche fase difensiva. Kevin ci dà una mano dietro ai difensori, perché lui fisicamente è una bestia e quindi c'ha anche la forza di partire, tipo partite come ieri penso che l'avrebbe spaccata la partita con quei contropiedi,
Era troppo evidente, cioè, un giocatore come lui a noi ci dà veramente la salute. Guarda, diamo la palla a lui. Mi ha ispirato la domanda, poi te l'avrei fatto durante la trasmissione, ma quanto ti pesa, se ti pesa comunque, sacrificarti anche dal punto di vista tattico come stai facendo, no? Per dare una mano ai difensori, ai centrocampisti, e però poi sul campo si sente questa fatica. Sì, sì, vabbè, lo faccio col cuore, perché se è una cosa che porta beneficio alla squadra, va bene così. Cioè, io posso fare pure il terzino bloccato, quindi è normale che mi pesa, perché le mie caratteristiche, a me piace giocare davanti, mi piace fare uno contro uno, scavare la palla, cioè dribblare un po', fare gol, perché non mi è mai capitato di fare 13 partite e non fare gol. Però sinceramente ci penso di meno, perché finché vale per la causa, che sono importante anche per la fase difensiva, e portiamo a casa i 3 punti, a me va bene lo stesso. Poi i fatti lo stanno confermando. Prima di farti intervenire, mister, vediamoci questo servizio che ha realizzato Andrea Lorentini, che ha fatto il punto su una situazione statistica ma anche tecnica e tattica molto interessante. L'Arezzo ha conquistato 6 vittorie su 7 in casa ed è la squadra che in campionato insieme all'Alessandria ha fatto più punti. Allora facciamo l'analisi di questa situazione e poi ne parliamo. Tredici partite non rappresentano una sentenza, ma una prima proiezione sulla classifica finale certamente sì. E così, dopo un terzo di campionato, si scopre che al tavolo delle grandi c'è anche l'Arezzo, subito dietro le due corazzate Alessandria e Cremonese, favorite d'obbligo per la promozione diretta. Il terzo posto solitario davanti ad un'altra big come il Livorno sono la cartina tornasole di una squadra che conferma di avere le potenzialità di cui veniva accreditata ai nastri di partenza. Un piazzamento, quello attuale, perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali, un posto nei play-off dalla porta principale, che tradotto significa finire almeno nelle prime 5. I conti al momento tornano, anche se addentrandosi dentro i numeri ci si accorge che se l'Arezzo è sul podio virtuale del girone lo deve soprattutto al rendimento casalingo. Dei 25 punti totali, 19 sono stati conquistati al comunale. Contro il Piacenza è arrivata la 6ª vittoria consecutiva su 7 gare interne, e poteva essere un play-in se all'esordio gli Amaranto non si fossero fatti rimontare 2 gol di vantaggio dal Como. Non a caso l'Arezzo è la squadra che ha fatto più punti di tutti in casa, uno in più della Cremonese, addirittura 3 rispetto all'Alessandria, una marcia fin qui da primato. Ma se davanti al proprio pubblico Moscardelli e compagni hanno lasciato le briciole agli avversari, la prospettiva cambia decisamente in trasferta. Nella speciale classifica del rendimento esterno, l'Arezzo precipita al 10º posto, appena 6 punti, lontano dal comunale, un solo successo che risale al 4 settembre a Carrara. Oltre 2 mesi senza vittoria, troppi per non pensare di invertire la rotta. Il primo tempo regalato a Lucca, il blackout nel finale di Cremona e l'amnesia nel recupero a Pistoia sono il segnale di qualcosa che fino adesso è mancato per compiere il definitivo salto di qualità. Cattiva gestione dei momenti chiave, scarsa personalità o difetto di esperienza? Più probabilmente un insieme di tutti questi fattori. Ironia della sorte, il calendario propone 2 trasferte in fila, Pontedera prima, Gorgonzola poi. Se l'Arezzo vuole sfatare il tabù esterno e spiccare definitivamente il volo, l'occasione è giusta per farlo. Bravo, Andrea Lorentini ha fatto il punto esatto della situazione. Come spiegarla questa differenza di rendimento, Pietro, tra casa e trasferta? 19 punti su 21 in casa, soltanto 6 tanti. Punti su 18 però, in trasferta. Però, nel senso, quando andiamo fuori casa imponiamo il nostro gioco, vedi Cremona, Alessandria, cioè facciamo delle buone partite. Però, cioè, secondo me è mancato un po' di esperienza, nel senso tenere più la palla davanti, essere più cattivi, più, come tipo, sei più furbi, dai, perché se a Pistoia teniamo un po' la palla là sopra o prendiamo qualche fallo in più, cioè, non prendiamo gol all'ultimo. Anche a Cremona, cioè, ad Alessandria stesso, è normale che fuori casa, cioè, in casa è normale, c'è il pubblico, è più facile giocare in casa, no? Per alcuni giocatori, no? Però fuori casa, secondo me, manca solo quella cosa là, cioè dobbiamo essere un po' più furbi a tenere palla, essere più cattivi, perché cioè, facciamo delle buone prestazioni, cioè, si vedono. Vedi anche, cioè, Cremona, Alessandria, sono anche Pistoia, con tutto che cioè, squadre che sono forti, anche la Pistoiese ci ha messo in difficoltà, però cioè, andiamo a giocarcela, non è che andiamo a subire fuori casa. È vero. L'unica cosa è questa, secondo me, dobbiamo essere più
più cattivi, più furbi, un po' di manca malizia. Quello, se un po' di malizia davanti, a tenere più palla, ma no gli attaccanti, le dico tutti in generale, nel senso noi non ci buttiamo mai per terra, io il primo sono io, se prendiamo qualche fallo, cioè, vogliamo anche no, invece in Serie C si vengono le partite anche per questo, uno perde tempo, si butta per terra, prende il fallo. Secondo me è mancato questo fuori casa. Può essere una spiegazione. Mauro e Giorgio. Moscardelli, ieri è entrato con 10 minuti lì, ha portato due. Bravo, tre volte. Questo hai sottolineato una cosa importante. Cioè l'ingresso di Moscardelli è stato proprio il segno del giocatore di personalità. Ha l'esperienza, come dice lui, lui è uno di quelli che l'esperienza ce l'ha, si è portato la palla due o tre volte là, poi è andato via, insomma, capito. Però ritornando al discorso, a Cremona, vedi, noi dice 2-2, abbiamo perso 3-2. Sul 2-0, se Moscardelli fa il 3-0, te quella partita lì la vinci 4-5-0. Però Moscardelli ne aveva, già, so, fatti, sbagliato, ne aveva però, già fatti un paio, tra l'altro. Ho capito, bravo, belli. Bravo, però vedi, se fa quello lì, è questo il coso. Lorenzo ha giocato benissimo. Yangar lo applaudivano, Moscardelli lo applaudivano. Moscardelli lo ha applaudito quando Lorenzo ha fatto una grande partita. Poi l'amaro che abbiamo perso 3-2, capito? È quello che però Lorenzo ha fatto una gran partita. Giorgio, personalità, carattere, esperienza? A proposito devo sottolineare due cose. Primo, che fuori casa abbiamo trovato le squadre più forti per ora e in casa e viceversa. E viceversa. E questo è un aspetto molto importante. Secondo, secondo me il calcio è un mistero buffo, diceva un grande giornalista. E in effetti, se io devo valutare le prestazioni, devo dire che alcune prestazioni fuori casa sono state migliori di quelle in casa, anche se poi alla fine in fuori casa abbiamo perso e qui abbiamo vinto. Quindi oltretutto giocare fuori casa è tatticamente preferibile da un punto, perché trovi più spazio per una squadra come l'Arezzo, per una squadra come l'Arezzo. Quindi ritengo che ci siano tutti questi fattori a determinare un risultato che finora per me non corrisponde a quello che l'Arezzo ha fatto in questo campionato. Quindi io sono molto fiducioso che nel girone di ritorno magari purtroppo faremo meno punti in casa, perché ne abbiamo fatti anche troppi. Del resto l'Arezzo storicamente non è un campo che fa paura, insomma, no? Perché il pubblico è molto lontano. Conformazione strutturale. Cioè, quindi praticamente incide non tantissimo, almeno così è stato in passato. Quindi io credo che faremo molto bene fuori casa e mi auguro che continueremo a fare altrettanto bene in casa, però questa è una squadra che fuori casa, sono d'accordo, si deve esprimere bene, anzi forse sul piano del gioco si può esprimere anche meglio. Tra l'altro, dal punto di vista statistico, il record è di 15 vittorie consecutive in casa, l'Arezzo di Arcigliacono è arrivato a 6 quest'anno. 15 vittorie di fila nei due campionati a fine anni 40, in C2 con Cosmi ci furono 6 vittorie di fila, compresa quella nei playoff contro il Teramo, in B tra la stagione di Pasquale Marino e quella successiva di Gustinetti ci furono anche lì 7 vittorie consecutive, per cui diciamo che è una striscia importantissima anche dal punto di vista statistico. Gianni, voglio far intervenire anche te su questo argomento, diciamo, perché è un po'... Meglio di me hanno già illustrato, certamente io ricordo le 7 vittorie consecutive di alcuni campionati fa, appunto di Gustinetti, era un divertimento andare allo stadio, insomma, se devo vincere fa piacere vincere in casa, no? Per noi tifosi che andiamo allo stadio usciamo contenti. Io non ti nascondo che l'anno scorso a un certo punto ho cessato di venire allo stadio, perché una cosa che un tifoso non dovrebbe fare, però se devo andare lì per prendere il freddo e patire, sto a casa mia e patisco dopo quando guardo il risultato diciamo sul televideo, ecco, questo è. Secondo me, da ignorante quale mi professo rispetto a persone, delle volte c'è una distrazione. Mi sembra che in dei momenti si stacchi quasi la spina, cioè c'è proprio dei momenti di distrazione che lì è fatale. Con le squadre con cui abbiamo giocato è stata fatale. Forse anche la mancanza di esperienza. Quello che diceva lui, come si dice ad Arezzo, è mancato un po' di traccheggiare qualche volta il gioco. Però ecco. Io ho visto certe volte proprio dei momenti mi ha preso paura, non lo dico al recupero, l'ultima azione degna di nota domenica. De Piacenza. Mi ha fatto paura, perché in quel momento già era freddo, ma si è gelato veramente proprio. È vero, sì. È vero, anche poi era un riflesso condizionato poi per quello che era successo prima, però per fortuna è andata bene. Però da questo punto di vista direi che la partita di ieri in qualche modo può segnare una svolta, come ha detto anche Pietro, no? Perché vincere 1-0, tu mi insegni, Giorgio, che ti dà delle certezze che la vittoria larga magari non ti dà.
la vittoria 1-0 nella sofferenza è un po' come il pareggio di Livorno in 9 contro 11, di tenacia, di cuore e di queste caratteristiche qua, poi ti accresce un po' il gruppo, no? È così? Sono d'accordo, Andrea, non c'è dubbio, perché poi ti dà la consapevolezza che devi soffrire in campo per ottenere risultati, perché le volte quando vinci facile tu ti illudi, vai in campo con una mentalità sbagliata. Invece devi andare sempre sapendo che la pagnotta è dura. Ora, per esempio, vai a Pontedera, no? C'hai un finale abbastanza facile, sembra, no? Sulla carta, con squadre che sulla carta sono inferiori quasi tutte. E sono partite altrettanto difficili, che devi mentalmente preparare, perché è più difficile alle volte giocare bene e fare la prestazione con le squadre che consideri minori. Ma questo è una cosa di carattere psicologico, insomma. Pietro, tu prima hai citato il pubblico, no? Negli anni scorsi succedeva una situazione paradossale. Cioè che l'Arezzo faticava in casa perché il pubblico metteva pressione e la squadra a volte rimaneva inibita e non riusciva ad esprimersi. Quest'anno mi sembra sta accadendo l'esatto contrario. Tu hai giocato anche in piazze caldissime, penso a Foggia, ma anche a Castellammare di Stabia, per esempio. Che impressione ti ha fatto lo stadio, questa curva, questo pubblico? No, Arezzo mi è sempre piaciuto, perché qua ci ho fatto una finale playoff col Cosenza, quindi poi ho visto la curva che è abbastanza compatta, quindi dà una bella impressione. E poi niente, quello è normale, ci sono dei giocatori che soffrono le pressioni e giocatori che non le soffrono. Tu da questo punto di vista come sei messo? Cioè, ho fatto un po' di esperienza al sud, quindi dove il lusso qui. No, qui ci sono anche le pressioni, perché qui questa è una grande piazza, Arezzo è una grande piazza. Io poi l'ho seguita anche quando c'era Mister Marino, che c'era De Zerbi, Del Core, che poi loro si sono trasferiti a Catania. Assolutamente, quindi, insieme a Spinesi. Quindi, poi. Nel senso, quella è tutta questione, se ci vuole, cioè, non lo voglio dire, ma ci vogliono gli attributi di cosiddetti. Arezzo, cioè, non è per adesso in questo caso, però è sempre una piazza che anche Arezzo mette pressione, anche da dall'ambiente, la stampa. Però è normale, certo, che se vai a giocare in una piazza dove c'è 15.000, in una in 2005 o 3.000, è un po' diverso. Però penso che poi ne stiamo andando anche bene, quindi pressioni non penso che ci... No, assolutamente. Poi se la pressione è giusta ed è gestita poi, bene... Poi ogni tanto diventa... ci vuole pure la pressione, ci vuole anche che il tifoso ci venga di anche qualcosa di... Sveglia. Di sveglia. Non come l'anno scorso a Foggia magari. No, che è lì è stato un po' esagerato. Ecco, però un po' è giusto che il tifoso ci sorride quando c'è da sorridere e ci rimprovera quando c'è da rimproverare. Su questo... Però ha recuperato la squadra un feeling con la città e con il pubblico, sì. Rispetto all'anno scorso, sì. Secondo me si vede proprio chiaramente. Vi stoppo, sì, no. Vi stoppo perché siamo 1:45 oltre, vi faccio riprendere subito dopo il break, a tra poco. Terza parte di Block Notes, subito la parola a Giulia, che in questo spazio abbiamo moltissimi argomenti di cui parlare. Sì, c'è una domanda, anzi più che altro un'affermazione da Riccardo. Con Grossi Polidori a scartamento ridotto, senza Yamaga e contro un Piacenza di valore, la vittoria è stata ottenuta grazie ad una prestazione che in questa situazione è preziosissima. Abbiamo subito un predominio territoriale fino a se stesso, impedendo ogni tipo di conclusione agli emiliani. Siamo mancati purtroppo nelle ripartenze e su questo Sottili dovrà lavorare. Oh, un'analisi tecnica di Riccardo, che ringraziamo, che è un po' quella che avevamo fatto, qua in studio. Grazie comunque a Riccardo, che ci aveva scritto anche la settimana scorsa, poi non avevamo letto la sua email e il suo messaggio. Allora, Battistini non c'è stasera, abbiamo detto, è impegnato con le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e per l'elezione del nuovo presidente dell'associazione allenatori di Arezzo. Lo abbiamo intervistato oggi però e ci ha detto il suo punto di vista sulla partita, anche su Arcidiacono, che notoriamente è un suo pupillo. Sentiamo. Quanto conta questa vittoria ottenuta così? Per me è una vittoria importantissima, una vittoria che forse i non proprio addetti ai lavori sottovalutano un pochino, magari anche in tribuna sentivo qualche giudizio estetico un po' esagerato, in rapporto al valore invece ha avuto la partita, perché al di là che porta l'Arezzo in primato in classifica per punti fatti in casa insieme all'Alessandria, questo è un dato molto importante, sesta vittoria di fila in casa, anche dal punto di vista dei grandi numeri è una vittoria fondamentale, poi porta Arezzo solo in classifica al terzo posto, con una proiezione di 25 punti a un terzo di campionato, quindi parliamo di 75 punti a fine campionato e sarebbero un qualcosa di straordinario, e poi ottenuta contro un avversario importante che fuori casa
Monza, ha vinto a Cremona, che ha fatto 3 vittorie in trasferta, e quindi una vittoria dal mio punto di vista fondamentale, frutto di un bel lavoro settimanale sicuramente, e soprattutto in virtù degli episodi che hai menzionato tu, che sono apposta la partita di Pistoia pareggiata in quella maniera e l'uscita della Coppa Italia con infortunio di Yanga e col tutto cuoio, quindi io credo sia stata una vittoria fondamentale. 4-2-3-1 all'inizio, poi 4-3-3 a partita in corso, tatticamente un Arezzo un po' diverso che si è difeso molto anche dentro l'area di rigore, cosa che Sottili non ama fare. Ti ha convinto l'interpretazione della partita da parte della squadra? Per me è stata la scelta giusta, perché i numeri e comunque sia le caratteristiche del Piacenza erano quelle, sono quelle di una squadra brava in contropiede, brava negli spazi, quindi l'Arezzo ha fatto una scelta tattica molto ben precisa e questo va sottolineato a merito dell'allenatore che ha scelto la tattica a mio parere perfetta per affrontare questa squadra e affrontarla con una difesa un po' più bassa ha consentito sicuramente maggior compattezza. In questo sono stati molto bravi sia i centrocampisti che i due esterni offensivi che hanno lavorato molto in fase di non possesso, quindi la scelta tattica è stata giusta, premiata, sicuramente aiutata anche da un gol in apertura, sottolineiamo importantissimo, 75esimo calcio d'angolo chiamato anche da voi in conferenza stampa, dimostra quanto sia importante in questo campionato avere dei gol come quello che ha fatto Matteo Solini a inizio partita. Quindi la gestione successiva per me è stata molto intelligente, è stata una gestione che andava fatta in questa partita e sono 3 punti fondamentali di importanza. Un giudizio su Solini, che tu hai allenato a Reggio Emilia, ti stupisce vederlo a questi livelli di rendimento? No, tu lo sai perché ne abbiamo parlato in tempi non sospetti di Matteo, che è un ragazzo, oltre che un ragazzo straordinario, che si è comportato molto bene con me, peraltro fece un gol su un calcio d'angolo a Reggio Emilia, su uno schema che venne veramente bene, magari potrebbe essere anche adottato in futuro perché è un ragazzo molto bravo in questi contesti. Poi dal punto di vista caratteriale, dell'impegno tattico e fisico, per me è un ragazzo, tu sai benissimo, te l'ho detto da tanto tempo, anche in tempi non sospetti, che ci sta benissimo in questa rete, sono contento che si è preso il suo spazio, gli auguro di continuare in questa maniera. Un'ultima cosa, in studio c'è Arcidiacono, ti chiedo anche un giudizio su questo suo inizio di stagione. Tu lo sai che io sono un po' patito sia da Arcidiacono che di Yanga, mi dispiace anzi non esserci per fargli i complimenti, per tirargli le orecchie un po', anche per tagliare i capelli che ora che cambi perché è un ragazzo di altissimo livello, a parte la battuta me la conceda, se vuole stare di categoria deve essere inappuntabile anche dal punto di vista, da quel punto di vista, però è un ragazzo che ha delle qualità importanti, le sta mettendo al servizio Arezzo con abnegazione, ogni tanto qualche scelta l'ha un po' penalizzato, però credo che possa dare tanto, stia dando tanto, molto più di quello che sembra l'Arezzo, in quello che sta facendo l'Arezzo in questo momento, che ribadisco, è la squadra che con l'Alessandria ha fatto 2 punti in casa, 19, fuori casa sicuramente i 6 punti sono da migliorare, io credo c'è una ghiotta opportunità che però non va sottovalutata perché Indiani è un vecchio volpone di questi campionati, però la differenza tecnica fra Arezzo e Pontedera c'è e vogliamo vederla in campo. Grazie a mister Battistini, ora vengo da te Pietro. Gianni, un giudizio veloce su Pietro Arcidiacono. Ma noi ne abbiamo parlato bene. A quale giostratore lo paragoneresti? Toh, guarda, mi è venuta così adesso. Un estroso. Ora mi hai fatto una domanda un po' di sorpresa. un Kerici forse. Uno che lavora tranquillo, che ogni tanto tira fuori il guizzo che garantisce sempre, c'è sempre stato, diciamo. Io parlo solo di quelli del mio quartiere, lo sai perché. Certo, assolutamente, assolutamente. Ma posso dire una cosa dei capelli, lui, se sì. Lo dicono tutti. Ti do un consiglio dall'alto della mia esperienza. Finché ci sono, goditeli. Dopo te ne dico una io. Mister Pasqualini, un giudizio su Arcidiacono, poi andiamo all'intervista. No, l'ha detto Battistini nell'intervista che qualche scelta tattica è stato penalizzato. Questo vuol dire che lui ha lavorato e si è riguadagnato il porto come Solini, quindi di terzino, no. Quindi è merito suo se lui adesso sta giocando, perché all'inizio effettivamente non è che andava tanto bene, inciampava qualche volta così, forse perché giustamente voleva strafare. Era arrivato all'ultimo capito? Mercato. Però adesso sta giocando divinamente, si è guadagnato il posto, è giusto che sia così, capito? Giorgio, un voto per Arcidiacono fino a questo momento? Beh, gli diamo un bel 6,5. Gli è mancato il gol, però è un ragazzo veramente disponibile in campo e fuori, e anche questo conta perché anche fa spogliatoio, credo, un ragazzo sì, così, e questo è importante. E poi
devo dire che nel calcio contano due cose, conta la tecnica, conta anche la resistenza, la corsa, e lui ce ne ha tanta di corsa, può correre avanti e indietro, si dice ragazzi non hai la milza quando sei ragazzi, quando non ti stancavi, e lui è uno di quelli, quindi è una bella dote anche quella. No, è vero, anche perché poi i giocatori tecnici di solito non sono così e disponibili al sacrificio, invece lui sta smentendo questo luogo comune. E poi ha anche una grande duttilità, perché può giocare in più ruoli e secondo me potresti fare il trequartista, la seconda punta. Adesso non gli dà troppa roba. Dico che è un ragazzo che è versato, è duttile. Sì, ecco, è poliedrico, questo è vero. Nato a Catania il 21 maggio 1988, giusto Pietro? Settore giovanile a Empoli. 4 presenze in Serie B con l'Empoli nel 2008-2009, poi 2 anni dopo dalla Serie B ti ritrovi tra i dilettanti. Sì, sì. Come mai? Cos'era successo? Volevo smettere di giocare. Ma perché? Non lo so, forse era stato il periodo e poi niente. Ma erano difficoltà calcistiche o erano difficoltà legate fuori campo? No, fuori campo, dentro, era un po', sai, quando sei giovane, sono partito a razzo, poi ho fatto 2 anni in discesa, poi tra anche altre cose, società, che non voglio dire, volevo smettere di giocare. Poi sono ripartito dalla quarta serie, ho fatto 2 mesi ad Adrano, mi ha portato un amico mio, ha detto vieni qua, io non volevo andare. Meno male che ho fatto subito 4-5 gol e sono andato a Cosenza in Serie D. Da lì Hai fatto bene. Poi volevo rimanere ancora lì e poi grazie a Dio... mi sono rimesso in gioco anche lì, sono andato in C2, ho fatto la C2, ho fatto la C1, mi sono rimesso in gioco, dai. Mi dici innanzitutto se sei legato ancora alla tua Sicilia o se il fatto di giocare fuori ha un po' rotto questo cordone ombelicale? Sono legato alla mia Catania, alla mia Sicilia, se mi manca un po' non andare. Però, ogni quanto vai a casa? Ora non lo so, forse a Natale non riesco manco ad andare perché giochiamo. Quindi non lo so, sarà d'estate, però nel senso prima ero più giovane, quindi scendevo spesso, adesso c'ho la moglie qua, mi è nato il bambino da poco. Da un mese, auguri tra l'altro, complimenti. Mi legherà Mattias, giusto? Mattias, mi legherà a questa città. Oh, nato ad Arezzo. Però c'ho l'affetto di mia moglie, il bambino e del mio cane. Bravo, quindi, un Labrador, è una notizia che ha fatto felicissimo mister Pasqualini. Poi, che con i cani è un rapporto spesso speciale. Spesso salgono i miei, c'ho mia suocera a casa che ci aiuta, che adesso è salita, per ci sta aiutando col bambino. Poi ultimamente è salito mio cognato, quindi c'è. Ormai, cioè, tutti a questo punto capiamo, devo io, sai, sono interessato. Diciamo. In che zona? Per farlo bianco-verde di adozione, immagino. Praticamente ho cambiato casa per il cane, perché ho dovuto prendere la casa con il giardino, adesso sto all'Esselunga. Non so Santa quartiere. Maria delle Grazie. Ci siamo, quindi... Non so roba nostra. No, però... roba nostra. Allora, Gianni ti scrittura immediatamente. Vabbè, io non posso che concordare. Noi Sant'Andrea. Sant'Andrea si difende, perché... lì si attacca. Poi un paio di domande anche per Gianni su questo. Mi faccio intervenire dopo, perché voglio finire questa intervista. Novembre 2012 a Cosenza. Tu giochi, fai gol e ti metti quella maglietta dello scandalo, no? Con la scritta speciale innocente, speciale è il tifoso del Catania che poi è stato incriminato per l'omicidio dell'ispettore Raciti per gli incidenti dopo Palermo, dopo Catania-Palermo di quella partita. Daspo per te di 3 anni e squalifica di un anno, giusto? Sì, è crollato il mondo addosso. A ripensarci oggi, lo rifaresti quel gesto? Tu dicesti era per solidarietà nei confronti di... Sì, l'ho fatto per questo mio amico, per Antonio, per ragazzi del mio quartiere, però sinceramente ho sofferto troppo io, più che altro ho fatto soffrire la mia famiglia, quindi adesso sono cresciuto, sono cambiato. Tu sei stato un anno senza giocare? Sì, sono stato un anno, quindi... Non ci penso manco più a quello che è successo, perché è stata una cosa troppo brutta, quindi mi sono lasciato tutto alle spalle, e ringraziando a Dio adesso mi sono creato una famiglia, mi sono tranquillizzato, quindi va bene così. Giustamente poi... si sbaglia da ragazzini, ma gli sbagli alla fine ti aiutano
a crescere. Quindi. Certo, le difficoltà fanno crescere, questo è assolutamente vero. Mi dici per caratteristiche dov'è che ti esprimi meglio tu, dai, perché questa è una domanda che un po' si fanno tutti. Allora, Arcidiacono è un giocatore da 4-3-3, un giocatore da 4-2-3-1. Cioè, io ho sempre fatto alto a sinistra, quindi... 4-3-3. 4-3-3 o 4-4-2, però con gli esterni che vanno dentro il campo. Però il mio ruolo sì, dai, è quello. Nel senso, a Lucca c'è stata una partita, io ho fatto, come dite voi, di che ho fatto delle buone partite, vabbè, mi fa piacere. Però secondo me la partita, cioè quella che io mi sono divertito di più è stata Lucca. Quando sei subentrato, perché peraltro. Perché lì, quello è il gioco mio, ho creato tanta superdomenica, ho fatto tanti uno contro uno, quindi cioè, io preferisco giocare sempre davanti, però ti ripeto. Devo dare una mano dietro a disposizione. Bisogna farla, anche perché c'è il mister, quindi, c'è il mister che comanda. Poi, come dice Benassi, i giocatori moderni tornano indietro. Poi finché corri giochi. Eh beh, facile, quindi, lui fa il portiere, però, no, però viene anche molto più semplice. Dice sempre. Però io nasco davanti, va, a tre. Comunque dai ascolto alla saggezza di Max come Benassi. No. L'anno scorso eri a Foggia con De Zerbi, che qua abbiamo conosciuto bene, da calciatore. Sì. In cosa è diverso da Sottili e in cosa sono uguali magari? Se hai notato delle analogie o delle diversità? No, cioè, a parte che siamo tutti lì, eravamo tutti piccoli davanti, quindi era tutto, svelti, giocavamo, sì, era un gioco diverso, cioè un gioco moderno, quello del mister, il gioco del mister Sottili, penso che rispetto agli altri allenatori che ho avuto, nel senso è uno dei migliori, perché giochiamo palla a terra rispetto alla, cioè nella categoria di solito si dice che in Serie C si butta via la palla, ma io penso che noi rispetto ad altre squadre la giochiamo anche tanto, però quello di De Zerbi è un gioco moderno, cioè sempre campo bagnato, andà sempre in avanti, gli esterni, i tre davanti arrivavano fino al centrocampo, poi si fermavano, non andavano dietro, capito? Quindi nel senso, il gioco del mister invece qua, io faccio anche coperture dietro, l'esterno di là, nel senso comunque alla fine va bene perché aiuta la squadra, però per il gioco di De Zerbi lui, la mentalità sua che c'aveva, forse lui perché era un trequartista, quindi sì, preferiva giocare mister davanti. Sottili era un difensore e quindi... per la lucidità, ti ritrovavi la lucidità negli ultimi metri, capito? Però nel gioco del mister penso è diverso, ma è efficace pure quello del mister Sottili. Avrei mille domande, ma devo stringere, vado alle ultime due, che sono due cose un pochino più curiose. Perché tu hai una grande voce, pochi lo sanno forse, e non so se possiamo sentirlo anche o vederlo pure, questo video che ha postato qualche tuo compagno di scuola. Finisce in maniera traumatica il video, non so cosa è accaduto. È la dimostrazione che il fiato non gli manca. Il fiato non gli manca, qui era dopo Arezzo Siena e te l'hanno fatto a tradimento questo video. È stata colpa di Sirvi, lo possiamo dire pubblicamente. Però hai una gran voce tu. Sì, no, mi piace cantare. Oh, ma non hai fatto dei corsi, no, scuole, no, di canto, tutto talento naturale. Come si dice? Da strada. Da strada, è grande, grande Pietro. E poi l'ultima cosa, non te la posso non chiedere, visto che Battistini lo ha sottolineato, mister Pasqualini lo ha sottolineato, ma questo look così da Moicano, insomma, no. Quando è nato e perché? No, è nato l'anno di Cosenza, perché stavo cominciando a perderli qua, quindi qua mi crescono e mi sono fatto la cresta, così si nota di meno, questo è... E insomma, si nota di meno, Pasqualini avrebbe da qualcosa da ridire, però... Però visto che lei ce n'ha tanti, perché me li potrebbe dare qualcuno. Ah, se vuoi ce li do. Così mi dà. Anche un po' di baffi magari, mister. No, va bene, dai. E vedi, io vorrei la barba, vedi, non ce l'ho. La dobbiamo chiedere a Davide questa. E questa la chiediamo a Moscardelli. Grazie Piero per queste tue risposte, grazie ti faccio un grande in bocca al lupo. Dopo noi ci fermiamo, poi torniamo in diretta, abbiamo anche molte altre cose di cui parlare, tra cui il nuovo libro di Giorgio Ciofini, tra poco. Di nuovo in diretta, ultima parte di Block Notes, qua insieme a Giulia c'è anche il premio destinato al top player amaranto e offerto dall'Oleificio Toscano Morettini, a fine stagione poi lo consegneremo al più meritevole. La classifica finora, Giulia, com'è? Sì, allora, con 145 punti Polidori, 120 Foglia, 90 Yamga, 85 Benassi e 20 Arcidiacono. Chi è in... posizione? Decima. In decima posizione, Piero, ci devono stare risalendo, però piano piano c'è tempo, eccolo qua, premio, il trofeo che poi qualcuno si porterà in casa.
Giorgio Ciofini, quello qua, lo faccio vedere, ha scritto il terzo libro della trilogia che lui ha chiamato La Treccani. Ecco, non cercavo la... La Treccani del sito. La telecamera, sì. Perché questa ultima fatica è intitolata Il Can de Svizzeri. E gli altri due, Giorgio, li vuoi citare tu? Sì, il Can d'Alagli è il primo e l'altro è il Can de Betto. Il Can de, che erano però due cani, quelli in spirito, perché non esistevano veramente. Insomma, sì, sono cani che fanno parte della nostra tradizione, no? Noi siamo per definizione dei Can d'Alagli. In particolare, e quando si era giovani, tu spiegalo a Pietro il Can d'Alagli che figura è, perché magari lui non Il Can d'Alagli, cioè noi aretini soprattutto siamo un po' così, non siamo molto inclini ad aiutare i nostri concittadini, anzi, cioè il Can d'Alagli è il cane che fa la guardia al suo aglio che non gli piace, ma soprattutto perché non vuole che lo mangino gli altri. Non lo mangia, cioè, e non lo fa mangiare, non lo mangia, vedi che Gianni non lo mangia, il Can d'Alagli non lo fa mangiare, non è abbastanza assurdo, no? Dico, almeno tanto a te non ti piace, lascia che lo mangiano gli altri, invece no. Ecco, a parte questo, invece questo cane qui, il Can de Svizzera, è un cane veramente esistito, è un cane che storicamente stava nel negozio degli svizzeri, che sono il negozio di Konz, che era lì al canto dei Bacci. E era un cane, era un molosso napoletano, un cane diverso, non l'avevano mai visto, è grosso. E le mamme del tempo dicevano appunto ai bambini di allora, diciamo del primo dopoguerra, grosso modo, guarda che se non fai il bravo ti faccio mangiare dal Can de Svizzera. Ora, siccome siamo in questi tempi che siamo pure del diverso, ecco perché il Can de Svizzera, perché faceva paura come fanno paura i diversi, un po' oggi inquietano, no? In questi tempi. Possiamo dire, Giorgio, no, che in questi libri tu hai raccolto una carrellata di personaggi, di stati d'animo, di umori, di caratteristiche della città, e questo è un po' il cerchio che si chiude, no? È il timbro. È un omaggio un po' che hai fatto ad Arezzo e agli aretini. Sì, sicuramente. Ho voluto conservare delle memorie, che sono le memorie di storia, ma anche dei personaggi. E personaggi tipici, insomma, sono andato a cercare persone che sono un po', come dire, diversi anche loro, ma diversi in senso buono, insomma. E oltretutto poi qui c'è di tutto, perché ci sono personaggi importanti, VIP, NIP, e sono accomunati comunque da questa retinità, insomma, cioè questo poi il filo che tiene insieme questi personaggi, queste storie, che si possono leggere anche una per una, ma secondo me invece, anche se sono dei pezzettini, il libro andrebbe letto dal principio alla fine, perché alla fine hai un caleidoscopio e c'è un filo che tiene tutto, che è appunto questo fatto di essere aretini e quindi la memoria di quello che siamo stati o di quello che siamo anche. Hai ripreso, scusa se mi permetto, sì, Gianni. Ha ripreso un po' in continuità, mi sono piaciuti i suoi libri per questo, quello che aveva fatto Enzo Piccoletti nel libro Terra d'Arezzo, un cantico, che aveva disegnato tutta una serie di personaggi degli anni 30, 40, 50 dell'Arezzo popolare e popolana, la cui memoria si sarebbe perduta, e questo secondo me hai fatto anche te nel tuo libro. Ho voluto fare qualcosa del genere. Cioè, hai proseguito, diciamo. Non l'ho letto il libro del Piccoletti, però è questo. Hai colto nel segno, perché è questo desiderio in fondo, di non far morire le nostre cose, le nostre memorie, certo, e la nostra stessa lingua, perché io mi sono abituato un po' a parlare, mia moglie dice ma che parli aretino, fai schifo, ma non, perché a forza di far parlare i miei cani questo slang che non è, che io considero un aretino contaminato d'italiano, mi sono abituato a parlare il dialetto, praticamente parlo un po' come loro. Ci sono anche le descrizioni di alcuni personaggi che sono legati all'Arezzo, no? Sì. C'è per esempio Raul Tassinari che salutiamo, ci sono il Polvere e il Gelli, sono due ricordi che hai fatto di questi due tifosi dell'Arezzo. C'è il Tovaglia, che possiamo dire è stato un po' il calciatore del tuo cuore. Il Tovaglia sarebbe Sandro Tovalieri, Piero, che tu avrai sentito sicuramente nominare. È stato un po' il giocatore con cui hai avuto il rapporto di amore e odio più profondo, più amore che odio. Sì, cioè il Tovaglia aveva, cioè, è un personaggio. È un personaggio simpaticissimo, veramente. Io che l'ho criticato, gli ho dato anche dei votacci perché ero un romano,
che aveva poca voglia di lavorare. E no? Lui era un pagellatore molto cattivo. Allora era il più cattivo, di adesso è diventato più buono. E ora sono diventato, è vero Andrea. Sì, gli ho dato qualche votaccio, però ecco, quando ci siamo ritrovati dopo tanti anni, veramente mi ha fatto festa e io ho avuto veramente il piacere di ritrovarlo, perché sì, ero molto legato a Sandro Tovaglieri, nonostante tutto, insomma, perché francamente c'è stato un periodo in cui avevano riempito Arezzo di manifesti tipo Sciofini Boia, proprio a causa di Sandro Tovaglieri, a cui hai dato qualche votaccio di troppo. Tovaglieri che era un beniamino dei tifosi. Della Cruz. Allora, e delle tifose anche. E anche delle tifose, sì, beh, certo, era un giocatore a tutto tondo. La presentazione venerdì 18 alle ore 17:30 alla libreria Mondadori, e in via Roma, davanti ai portici per essere chiari. Ovviamente avrò il piacere di presentare questo libro con Giorgio Ciofini, con Roberta Paggini che è l'illustratrice del volume e con l'editore Massimo Corsani. Eccolo qua, il Can de' Svizzeri, alla terza si pela il gallo. E infatti è un impegno, basta. Con ecco questo, chiudiamo il ciclo della Treccani. Complimenti Giorgio, e bravo, perché gli altri due li ho letti, sono davvero piacevoli e gustosi da leggere. Voglio sentire da Gianni, visto che siamo in tema, e siamo anche in tema di giostra, di aretinità, ma a Sant'Andrea che sta succedendo? Perché... La domanda di riserva? No. Vabbè, niente, Sant'Andrea... Per chi non segue la giostra, c'è stato l'ingaggio del nuovo... preparatore, no? Diciamo, Emanuele, sì. Formelli, l'addio Emanuele Formelli. Di Angelo Checcacci, che non è stato proprio indolore. No, almeno... è una cosa che ci è dispiaciuta molto, perché nel progetto del quartiere Angelo aveva un ruolo centrale, ma non ha accettato questa nuova, diciamo, progetto del quartiere che prevedeva di ampliare, di integrare il settore tecnico. Noi speriamo sempre fino all'ultimo che ci ripensi, perché Angelo ha una storia di 20 anni con il nostro quartiere, è protagonista di questa storia, è un personaggio importante, noi lo vogliamo con noi, però non vogliamo rimanere fermi. Purtroppo le giostre di quest'anno, un quartiere come Sant'Andrea non si può permettere di fare 3 giostre e non vincere neppure una. Abbiamo una storia, una tradizione, abbiamo 2 cavalieri che sono i più titolati tuttora, che corrono in piazza, quindi noi non possiamo permetterci di rimanere al palo. E per questo abbiamo fatto una scelta che la dirigenza ha voluto, e interprete anche di quello che ci chiedeva il nostro popolo. Il nostro popolo chiedeva una svolta tecnica, chiedevano dei risultati, soprattutto pensando alle nuove generazioni di giostratori, perché Enrico e Stefano sono indiscutibili, la loro esperienza può esserci un'annata come nel calcio, l'annata di un giocatore più o meno, diciamo, felice, positiva. Ma noi abbiamo bisogno di lavorare sul futuro, sulla cantera, diciamo. Abbiamo visto che gli investimenti che abbiamo fatto in quest'anno non hanno prodotto ad oggi i risultati che volevamo, però ci crediamo, perché abbiamo visto delle forti potenzialità soprattutto nei più giovani. Abbiamo una squadra di 5 ragazzi giovani, oltre la riserva storica che è Piantini, su loro puntiamo molto, e abbiamo fatto questo investimento sulla persona, anzitutto una persona come Emanuele Formelli, che insomma, a detta di tutti, considerato uno dei migliori, un professionista serissimo. Dimmi, diciamo, se in tribuna la domenica, Gianni, è un po' più complicato adesso seguire la partita, perché ci sono molti esponenti di Santo Spirito, per esempio. Sì, ma per fortuna quest'anno l'Arezzo mi ha collocato in un altro posto per seguire. Quindi sei più lontano. Quindi sono lontano, no, ma ci vedo, sono amici, ci sono c'è Ciardi e Barberini, che sono 2 amici anzitutto, con i quali abbiamo passato dei bellissimi campionati, con io che portavo la grappa, Barberini che portava i dolcetti e Ciardi che portava la fame, ci mangiava ogni cosa. Questa era ormai una cosa. Senti, no. Arcidiacono e Biancoverde, però sì, questo è assodato, no? Perché Santa Maria, immagino, delle Grazie, non, e quindi non si, non si discute. Ci dovevamo fare ci dovevamo fare la scena della vittoria lo scorso anno, ma poi il tempo ci costrinse ad andare al centro affari. La Giulia Duranti e il suo quartiere di Porta Crucifera è una cugina di montagna. Hanno fatto il battesimo del quartierista proprio. Ha detto che ha cambiato casa, dipende dove proprio stava sabato. Perché si stava prima abitavo in via Margaritone, via Mincio, nel senso, cioè il sottopassaggio di quelli che vincevi, c'è un parco lì, era un parco grande, però punta alla residenza attuale, su questo dice lo stadio della giostra, spirito vince la giostra, vincevi sempre. Io so solo che c'era un parco ultimamente. Mister, prima hai detto una cosa interessante quando Pietro ha sottolineato le difficoltà che ha avuto quando
voleva smettere di giocare, ha detto un momento della sua carriera. Tu hai conosciuto e hai allenato da ragazzino un giocatore che poi crescendo non trovava fortuna e voleva smettere di giocare. Non è così infrequente questa situazione? Esatto, pensa a te, un giocatore che doveva smettere da un giorno all'altro, poi un bel giorno fece una partita amichevole e il mister lo fece giocare, che non lo riconosceva, e gli piacque e ha detto: ma questo chi è? E questo era Giaccherini, che ha girato tutta la Romagna, il Cesena ci credeva, però non trovava mai nessun allenatore che potesse dire: questo lo faccio giocare. L'allenatore fece l'amichevole con la prima squadra e lui cominciò a giocare e correva. Quando un giocatore corre come lui, il posto si trova sempre, capito? Poi, e poi ci vuole lì, anche qualità, non è solo corsa, no, ovviamente. Ma, teniamoci bene. Poi, visto che gli ho insegnato bene quello stop col Belgio, quando ha stoppato quella palla, che e uno, questo, tai, gol, dico, questo devo dire, me l'ho detto subito, dopo il gol con il Belgio in nazionale, mi ha detto quello stop gliel'ho insegnato io, quando Bravo. Faceva i giovanissimi, giusto? Esatto, abbiamo vinto il campionato, ragazzi. Ma c'era Graziani precedente, capito? Per dirti, no, questo, e da lì è... La vita è cambiata da così a così, da smettere da 1,5 milioni all'anno, insomma, capito? Comunque, bravo Giacchero. E altre due cose, che mi sembra anche giusto dirle, che l'Arezzo quest'anno ha scelto anche giocatori bravi da spogliatoio, perché Moscardelli è una grande persona, perché quando giocavo nel Bologna gli volevano tutti bene, perché era un grande personaggio. Uno a sua parte la barba, insomma, che è come sì, lui con i capelli. Però, insomma, tu sei troppo intransigente. No, vabbè, insomma, no, che c'entra? Posso passare anche sopra, capito? Quindi, capito? E poi quell'altro che non ho menzionato, ma che si merita tutto, mi dispiace, che fino adesso non ho detto, è Molinari. Che effettivamente Molinari è uno che... Per... Molinari, aspetta, mister, Molinari dell'Arezzo dici? Sì. No, Molinari... No, non c'è un Molinari. Però. Polidori, scusa. Polidori. Molinari. Ma persona al Polidori, scusa, Polidori. Ma di solito questi lapsus li fa Giorgio, in sì, conferenza stampa sì, che non ti ricordi i nomi, volevo, no? Volevo dire se eri attento, che era, l'ho fatto apposta, l'ho fatto. Polidori, guarda, mi scuso con lui che, insomma, effettivamente dà una grande mano a questa. Molinari è la Sambuca. La Sambuca. Quindi ecco, grazie, solo queste cose qui. Grazie. Ti ringrazio per avermi invitato. Giulia, vai, per non so se abbiamo le domande sì, finali. C'è una domanda, diciamo un apprezzamento per Pietro. Luca ci scrive: volevo ringraziare Pietro, in 13 anni non sono mai riuscito a portarle la mia ragazza allo stadio. Dopo averla portata con l'inganno a Carrara, dopo una giornata al Forte dei Marmi, si è innamorata di Arcidiacono, adesso vuole venire anche in trasferta. È Natale, devo comprarle la sua maglietta. Oh, quindi... Insomma, è un fidanzato che confessa l'amore della ragazza per Pietro Arcidiacono. Sono felicemente sposato. Sposatissimo, quindi non ci sono. Un amore calcistico, specifichiamo. Amore calcistico. E quando si innamorano anche le tifose. Fa sempre piacere da un bambino, da una bambina, da un uomo, da una donna. Certo. Quando c'è questa presenza fa sempre piacere. Era una battuta, ovviamente, ma credo che la tua maglia, insieme a quella di Moscardelli, sarà... una delle più vendute. Poi adesso si avvicina Natale, quindi sarà il regalo classico. Poi Giulia, ce n'è qualcun'altra di domanda? Sì, c'è di Michela. Una settimana siamo da buttare, una settimana siamo da Serie B, serve più equilibrio nei giudizi anche da parte della stampa e dei tifosi. Poi un'altra da Fabrizio D'Indicatore: Arcidiacono è il mio giocatore preferito, può farci vincere il campionato. Oh, grandi apprezzamenti per Pietro. Serve più equilibrio, ha detto questa tifosa, giustissimo, anche da parte della stampa dei tifosi. Una settimana siamo da buttare, una settimana possiamo vincere il campionato. Condivido moltissimo, questo è un difetto comunque che riguarda tutto il calcio italiano. Assolutamente. E purtroppo è una cultura che... È difficile da sconfiggere, ma ha ragione in pieno. Guarda, voglio farti chiudere, Giorgio, avrei voluto dedicare più tempo a questo argomento, ma gli dedichiamo il finale di trasmissione. Oggi sono 20 anni dalla scomparsa di Giuliano Giuliani, che è stato un portiere tra i più apprezzati del calcio italiano, un portiere che è cresciuto nel settore giovanile dell'Arezzo, e oggi anche un bell'articolo del Corriere della Sera lo ha ricordato come il portiere di Maradona, il portiere dimenticato, cancellato dal calcio. Giuliani è morto di AIDS e fu uno dei primi casi, e forse anche per questo è stato messo nel dimenticatoio. Mi dai un tuo ricordo in 30 secondi? So che ti chiedo uno sforzo di sintesi estremo, Giorgio, ma siamo in chiusura di trasmissione. Giuliani è stato forse il più grande portiere che ha avuto l'Arezzo nella sua storia, o uno dei più grandi, tu che lo hai visto giocare? Beh, Giuliani tutto è stato un prodotto del vivaio aretino, anche se veniva da Roma. Quindi è un portiere che è riuscito a superare nell'Arezzo la concorrenza di Giacinti, che era un gran portiere per la Serie C,
E io mi ricordo che in quell'epoca mischierai, perché c'erano due partiti proprio per Giuliano Giuliani, perché era un ragazzo che aveva delle doti straordinarie, si vedeva, nelle uscite in particolare era bravissimo. E poi aveva un modo di parare che rendeva semplici anche le parate difficili. Cioè per me questo è dei grandi portieri. Yashin, che è stato il numero uno, era proprio questo, lui non faceva voli, faceva parate semplicissime, anche le più difficili. E Giuliani era un portiere così. Cosa dire di un ragazzo che sembrava baciato dalla fortuna e poi è scomparso giovanissimo, nel pieno della carriera. Mi lasciò dentro un grande vuoto, una grande tristezza. Comunque lo ricordo forse come, anzi, sul can de Betto gli ho fatto proprio questo, ho detto, cioè che per me è stato il più grande portiere che abbiamo visto ad Arezzo, anche la carriera lo dimostra, del resto lo stesso Paolo Conti, che è stato un altro che ad Arezzo poi è andato nella Roma, però non era di qui, secondo me era inferiore a Giuliano Giuliani, che non è andato in nazionale perché c'aveva davanti uno come Zenga, insomma, un mostro sacro, insomma. E magari lo ricorderemo anche nelle prossime puntate, perché è stata una figura sicuramente di grande rilievo nella storia dell'Arezzo. Siamo in chiusura, allora vado a ringraziare Pietro Arcidiacono, grazie per essere stato grazie con noi, a voi. Mi ha fatto piacere, un grande in bocca al lupo e speriamo che arrivi presto anche questo primo gol. Speriamo. Grazie a Gianni Sarrini, grazie in bocca al lupo l'invito. Anche al quartiere di Porta Sant'Andrea. Grazie a mister Pasqualini e grazie per essere stato con noi, ci vediamo domenica a Ponte d'Era per la trasferta e grazie a Giorgio Gioffrini. Vi ricordo venerdì 17:30 alla libreria Mondadori di via Roma la presentazione dell'ultimo libro della trilogia di Giorgio Gioffrini. Grazie a Giulio Cirinè dell'ufficio stampa e a Pierpaolo Chiaro e a Luca Caneschi, ufficio stampa dell'Arezzo ovviamente, grazie alla regia, ai tecnici in studio e grazie alla splendida grazie Giulia. Ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21:30. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte.